Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Oggi siamo con Stefania Bocedi, che è Community Manager e Social Media Manager per Roadhouse Grill Italia, che è la catena di steakhouse italiana che oggi conta 82 ristoranti. Allora Stefania, benvenuta e sono molto molto felice di averti qui con noi. Ciao Sara, grazie anche per avermi coinvolto in questo progetto, a me fa molto molto piacere essere intervistata da te. Andiamo subito al punto. Roadhouse Grill Italia è un esempio di successo di come utilizzare social media in modo efficace comunque nell'ambito food. E puoi farci una panoramica di quali sono tutte le presenze online di Roadhouse Grill Italia e che funzioni hanno e come si vanno a integrare nella più generale social media strategy? Allora, ok, Roadhouse si è focalizzato a livello social sui canali Facebook, Instagram e Twitter e poi manteniamo un presidio reattivo anche su Google+, YouTube e Pinterest, però non sono utilizzati come gli altri tre, perché abbiamo deciso di scegliere Facebook, Instagram e Twitter perché erano quelli più coerenti con il brand e dove abbiamo visto che aveva maggior seguito. Tutti questi canali hanno l'obiettivo di aumentare comunque la reputazione del brand, di creare un'identità forte e aumentare l'engagement con i nostri fans e clienti. Inoltre li utilizziamo anche come terreno di cultura per la comunicazione informale e la comunicazione in tempo reale di iniziative, che possono essere i nuovi prodotti, dei contest, le promozioni, delle Facebook offer, ad esempio, che facciamo spot sul profilo solo per chi è fan della pagina. E anche per creazione di eventi con influencer digitali. Ad esempio, allora, Facebook è il luogo dell'entertainment e dell'engagement per eccellenza. E noi su questo social utilizziamo la regola delle 3C. Ci piace definirla così. Comunichiamo, coinvolgiamo e curiamo. Come lo facciamo? Allora, comunichiamo, come ti dicevo prima, nuovi prodotti, promozioni, offerte e coupon. Coinvolgiamo tramite contest i nostri clienti, ma anche tramite proprio domande aperte. Quando lanciamo un nuovo prodotto, ci piace sapere cosa ne pensano i nostri fan. Quindi nell'ultimo periodo, 2 settimane fa, abbiamo lanciato il menù estate e per ogni prodotto del menù abbiamo chiesto ai nostri clienti cosa ne pensavano, proprio per capire le criticità e i bisogni che poi sono delle persone che vengono sui nostri ristoranti. E curiamo tramite il customer care, cioè cerchiamo di creare delle conversazioni utili e comunque rispondiamo a tutte le domande che ci vengono poste in tempi rapidi, perché comunque abbiamo una risposta al 95% dei post e dei messaggi privati che arrivano su Facebook in 7 minuti. E poi su Instagram è un social molto visuale, noi lo usiamo per fare storytelling del brand, dei prodotti, ma anche delle persone che poi sono nell'azienda, quindi il grigliista, la cameriera, ci piace un po' coinvolgere anche loro, comunque sono parte integrante del successo di Roadhouse, anzi sono i primi che comunque si interfacciano con i clienti. Twitter invece lo utilizziamo più per condividere articoli che vengono scritti sulle inaugurazioni, soprattutto dei nostri locali, delle foto che comunque condividono i nostri clienti anche su Instagram e per ringraziare tutti quelli che comunque fanno check-in sui nostri ristoranti tramite Foursquare. Questo riteniamo sia molto importante perché vediamo che ci sono clienti, abbiamo anche imparato a conoscerli col tempo e quindi li conosciamo quasi uno a uno. Sono persone che vanno sempre nello stesso ristorante, persone che ci dicono questo è il 15°, 16° ristorante che ho visitato, cioè ci tengono a comunicarci anche la classifica. Se si trovano meglio o peggio in un ristorante è perché. Voi siete molto bravi nel coinvolgere, come hai detto tu, è proprio uno dei vostri asset comunicativi. E infatti attualmente è in corso il contest il cui protagonista è proprio il Ketchup Heinz, che ha creato una confezione in esclusiva disponibile presso i vostri ristoranti. E per partecipare mi sembra di aver capito che bisogna scattare e pubblicare una foto creativa che ha come oggetto proprio il ketchup, quella confezione di Ketchup Heinz. E raccontaci brevemente come si fa a partecipare e che cosa si vince.
Ok, allora esatto, abbiamo fatto un'attività di co-marketing con Heinz, perché sui nostri ristoranti abbiamo le loro salse, quindi oltre al ketchup abbiamo anche la maionese. E era da un po' che volevamo fare una collaborazione, e soprattutto sui social, visto che hanno visto che la nostra community è molto attiva, abbiamo optato per un contest, un po' per valorizzare comunque il fatto che solo i ristoranti Roadhouse, quindi solo noi, abbiamo un'etichetta personalizzata dell'Heinz. Non è mai successo in tutta la storia di Heinz che facessero un'etichetta personalizzata per un brand. E Burger Lovers allora è piaciuto molto come promozione, perché Burger Lovers, la Roadhouse nasce come la promozione del giovedì. Il giovedì gli hamburger di Roadhouse sono al 50% di sconto sia a pranzo che a cena in tutti i ristoranti, e quindi noi abbiamo chiamato questa promozione Burger Lovers, cioè gli amanti degli hamburger. Da questo è arrivato questo contest in collaborazione con Heinz, dove per partecipare è necessario scattare una foto con la confezione Heinz che si veda l'etichetta Burger Lovers, e quindi si può fare recandosi in un Roadhouse, a pranzo o a cena. E premieremo le fotografie più creative. Quindi non so, noi come indizi o comunque consigli abbiamo dato, non so, ad esempio tenere in equilibrio il ketchup sulla fronte, oppure fare un disegno sul piatto creativo con il ketchup. Però devo dire che molti clienti hanno superato la nostra fantasia, perché sono arrivate foto veramente molto belle per il momento. È iniziato da poco, perché dura un mese, è iniziato il 20 di giugno e finirà il 20 di luglio. Ma è obbligatorio venire nei vostri ristoranti, oppure posso inventarmi anch'io una grafica simpatica che abbia proprio come oggetto il ketchup Heinz? Ci vuole la confezione con l'etichetta Burger Lovers. Se tu riesci a utilizzarla graficamente senza venire sul Roadhouse, sì, puoi partecipare. Non vengo squalificato, quindi. No, puoi farlo, l'aspettiamo con curiosità. No, era giusto una curiosità, perché proprio sulla vostra pagina Facebook ho visto diverse grafiche, ma ecco, non mi sembrava la classica confezione scattata in un ristorante, sembrava proprio una cosa creativa fatta anche magari con gli strumenti professionali o meno, però. Sì, no, ok, quelle che hai visto tu sono di Salvatore Russo. Ok. Non so se lo conosci, Salvatore Russo è un paint evangelist, quindi sì, sì. Un po' per scherzo ci ha mandato queste immagini fatte con paint per partecipare al contest, ma lui verrà squalificato, ancora benissimo. Non lo sa, però sarà squalificato. Benissimo, allora non seguite l'esempio di Salvatore Russo. Esatto. Allora, ecco, parliamo un pochino del contest. E un contest ha senso se comunque il premio in palio ha un valore per la vostra community di riferimento. E se organizziamo una manifestazione per musicisti, può essere utile una borsa di studio. Se organizziamo un contest, per fotografi, la prima scelta sarà una buona fotocamera. E voi come avete scelto il premio da mettere in palio? In base allora, a quali elementi? Due premi in realtà per il contest, perché sceglieremo 20 foto e le 20 persone che vinceranno il contest vedranno le foto che hanno inviato pubblicate sulle tovagliette, perché noi sui ristoranti abbiamo delle tovagliette di carta. Quindi okay. Le foto che saranno inviate saranno pubblicate su queste tovagliette e veicolate in tutti i Roadhouse. Quindi già vedere la propria foto su tutta Italia praticamente, e l'avevamo già fatto con altri contest, è piaciuto molto. Anzi, c'erano persone che ci hanno chiesto di spedirgli la tovaglietta a casa, quindi avevamo fatto una tovaglietta tipo americana per la colazione, plastificata, per i vincitori, due ovviamente, perché si spera che non facciano colazione da soli ma magari in compagnia, e gliel'avevamo inviata come premio. Questa volta abbiamo deciso di, oltre a pubblicare la foto sulle tovagliette, di dare una gift card, quindi praticamente un pranzo o una cena da Roadhouse. E chi partecipa al contest comunque è un brand lover, è molto amante di Roadhouse, gli piace venire da noi, e quindi cosa c'è di meglio di un pranzo o una cena nel tuo ristorante del preferito? È molto interessante, anche perché, come dicevi prima, voi partite già dal fatto che avete una community di appassionati al di là della presenza online, anche offline, proprio nei vostri ristoranti.
quindi è un soprattutto modo offline in realtà, perché abbiamo una Fidelity Card che attualmente è in possesso di più di 800.000 persone. Più di 800.000 persone hanno la nostra tessera. È molto numerosa come community, e in più, facendo delle analisi, abbiamo notato che gli scontrini sono uno su due, sono fatti con Fidelity Card, quindi il 50% dei nostri clienti è comunque fidelizzato. Quindi dopo aver provato i vostri ristoranti ritorna più e più volte. Esatto. È molto molto interessante. Secondo me è anche interessante il premio che avete messo in palio, soprattutto della tovaglietta, perché è un modo di premiare con qualcosa di fisico, concreto, che rimanga nel tempo e che possa testimoniare concretamente che quella persona è un vostro, come hai detto tu, brand lover, un appassionato di Roadhouse. Quindi è molto molto interessante. Soprattutto quando si parla di premi ci sono alcuni aspetti burocratici ed economici da considerare, e ad esempio bisogna inviare alcuni documenti come il regolamento del contest al Ministero dello Sviluppo Economico. Però noi concentriamoci sulla promozione. Come avete organizzato il promotion plan? Allora, il promotion plan l'abbiamo diviso su due canali, tra Facebook e Instagram principalmente, e abbiamo fatto diverse campagne. Allora, su Facebook le tipologie di campagne sono state una di Facebook engagement, divisa in una per fan, quindi per chi già ci segue sulla pagina, e una per i non fan, in modo da cercare di andare poi a contattare anche persone che ancora non conoscono Roadhouse. Poi su Facebook, oltre a quello che ti ho già spiegato, abbiamo utilizzato anche la nuova funzionalità, quella dei carousel, e divisa sempre per i fan e per non fan, quindi comunque c'è un'inserzione che è differente per chi è già fan e per chi non è fan, perché per chi è già fan c'è solo la call to action per la partecipazione al contest, per chi non è fan spieghiamo anche chi è Roadhouse e in cosa consiste questa attività. E tutte le campagne comunque sono finalizzate a spingere l'utente ad utilizzare l'hashtag per l'upload della foto. Senza hashtag è anche difficile poi andare a recuperare la fotografia, perché magari è postata sui profili personali di Instagram e non riusciamo poi a visualizzarle, quindi magari non riesce neanche a partecipare alla competizione. Poi, parlando di budget, il budget è stato pianificato in partizioni tali da coprire tutto il mese di campagna. Siamo partiti con il lancio e adesso siamo stabili fino al 20 di luglio, comunque, con tutte queste campagne. Quant'era, se posso chiederlo, più o meno il budget che avete investito in Facebook Ads? Quello solo sui social erano 3.000 euro. Ok, quindi 3.000 euro divisi in Facebook e Instagram Ads o solamente Facebook Ads? Divisi, sia Perfetto. Su Facebook che su Instagram. Quindi pubblicità su Instagram e pubblicità su Facebook. Online, poi c'è tutta la parte offline che non ti ho citato, però tipo sui locali abbiamo tovagliette, flyer, con la call to action di inviare la fotografia. Avete utilizzato anche newsletter marketing? Ancora no, però a breve è programmato l'invio di una newsletter a tutti i soci possessori di Fidelity. Prima di partire con la vostra campagna, quali KPI, quali Key Performance Indicator avete stabilito per misurare il contest, misurare le vostre attività, se state facendo bene o se state facendo male, ecco? Beh, ovviamente, come ti dicevo prima, la performance, l'engagement sui post e in generale le azioni sui post. Il reach dell'hashtag Burger Lovers Rules e le reach dei post coinvolti nelle attività di promozione, l'accesso al sito, perché comunque incentiviamo anche l'utilizzo delle social wall per l'invio delle fotografie, e tutti i contenuti comunque caricati con l'hashtag di riferimento. Quindi sono un po' questi KPI che avevamo stabilito. Benissimo, avete puntato principalmente sulla user generated content, quindi sui contenuti generati dagli utenti per partecipare al contest. E come fate a stimolare la partecipazione attiva sia dei vostri clienti offline, se si può dire così, sia di chi vi segue sui social e magari è anche già vostro cliente? Allora, come ti anticipavo, la community di Roadhouse è molto attiva, quindi siamo fortunati. In questo caso specifico abbiamo utilizzato le call to action dirette
che è contenuta nel social wall, soprattutto nel social wall presente sul sito. E poi attraverso il principio della riprova sociale, perché sul social wall mostriamo chi ha già contribuito all'avventura Burger Lovers Rules. E alla community Facebook raccontiamo subito qual è il premio in palio. E anche in generale nell'ad che abbiamo fatto, ovvero nei copy della TV, sono finalizzati a engagement e partecipazione, quindi la call to action è molto diretta e chiara: invia la tua foto, il premio è questo, e partecipa, sii creativo in modo da comunque stimolarli il più possibile. Benissimo, tu hai citato l'hashtag che se non sbaglio si scrive Burger Lovers Roulettes, giusto? Esatto, sì. Perfetto, quindi chi volesse andare a partecipare poi deve utilizzare questo hashtag. E parliamo dell'ascolto e della moderazione. Come fate a monitorare quali e quanti contenuti vengono pubblicati anche utilizzando questo hashtag e quindi come fate a monitorare in generale la partecipazione degli utenti? E ti dicevo prima che l'utilizzo dell'hashtag è molto importante, perché attraverso il social wall, che ha un suo analytics e un sistema custom di moderazione, raccoglie automaticamente e tramite una verifica manuale i contenuti. Quindi è necessario per forza utilizzare l'hashtag, se no non viene visualizzato dal social wall e quindi da tutto la verifica manuale. Cioè, se tu non metti l'hashtag io non ti vedo e quindi non ti posso comunque pubblicare. Ovviamente le foto pubblicate devono rimanere in tema, quindi quelle che non sono in tema, tipo non hanno l'etichetta Burger Lovers ma solo Heinz, cioè tomato, ketchup, Heinz, non potranno partecipare al contest, però comunque vengono visualizzate lo stesso. Ok, e alla fine mi hai detto termina il 20 luglio, giusto? Il 20 luglio, sì. Ecco, come e chi deciderà chi saranno i 20 vincitori? Allora, sarà comunque persone interne a Roadhouse, tra cui anche l'amministratore delegato in persona ha deciso di partecipare. Allora Stefania, avviamoci verso la conclusione. Se chi avesse ascoltato questa chiacchierata fosse rimasto colpito come lo sono rimasta io e volesse saperne di più su di te, ma anche su Roadhouse, dove può trovarti? Allora, mi può contattare sui miei canali social, su Facebook sono Stefania Boccedi, su Twitter La Bocci e su LinkedIn Stefania Boccedi. Comunque sì, rispondo a tutti molto volentieri, anzi per qualsiasi dubbio o segnalazione anche su Roadhouse, sulle esperienze vissute da Roadhouse, e mi farebbe piacere comunque saperle. Benissimo, in ogni caso vi invito a partecipare al contest andando nei ristoranti Roadhouse e scattando la vostra foto con la confezione di ketchup utilizzando l'hashtag BurgerLoverRules. Stefania, esatto. Io aspetto anche la tua, Sara. Certamente, certamente. Naturalmente non la farò con Paint, altrimenti sono esclusa a priori. Esatto. Benissimo. Allora, Stefania, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata e spero ce ne saranno altre e ti do appuntamento alla prossima. Va bene, grazie mille. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.